Nelle democrazie evolute è chiaro che il governo è al servizio del popolo e non può prescindere dai suoi desideri, né può attivarsi per nascondere la propria attività dall'attenzione scrupolosa che la gente deve essere in grado di esercitare sulle attività del governo. Recentemente, a dicembre, sono stati promulgati i principi per la libertà dei dati pubblici da parte di un gruppo di lavoro che si propone perché questi vengano adottati dai governi in modo da rendere inequivocabile il principio in base al quale il governo lavora e in modo da agevolarne l'analisi automatica da parte di sistemi informatici. Questi principi richiedono che i dati pubblici siano disponibili, completi, primari, cioè così come sono raccolti alla fonte, in modo puntuale, che siano accessibili al maggior numero possibile di persone, leggibili dalle macchine e quindi non in una forma artificiosamente resa difficile all'elaborazione. Non discriminanti, quindi senza una richiesta di registrazione, non proprietari, quindi un formato che sia elaborabile da parte di software liberi, e senza licenza d'uso, e quindi senza la richiesta di una autorizzazione particolare. Questi principi sono stati inseriti nel programma di Barack Obama, che si accinge ad acquisire prossimamente la nomination democratica come candidato presidenziale negli Stati Uniti. Come si comporterà il futuro presidente del Consiglio italiano? Ci saranno leggi che ancora una volta risultano delle prese in giro, come quella sulla trasparenza dell'attività pubblica oggi, che permette di chiedere che cosa si fa solo se si è una parte giuridicamente rilevante, e la definizione di che cosa sia giuridicamente rilevante non include essere un cittadino attivo. Oppure il prossimo presidente del Consiglio italiano si muoverà affinché questi principi vengano adottati e vengano velocemente implementati.